Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato tre fantasmi e due UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente, non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao e buon ascolto. Era il 1995, ero andato a Poppi a fare una gita. Visitavo il famoso e bel castello di Poppi. Salivo le scale, intorno a me non c'era nessuno. C'era peraltro, ricordo, un incontro politico per delle elezioni comunali. Ma il portiere ci aveva fatto passare gratuitamente per visitare il castello, purché non disturbassimo. All'improvviso, esattamente sulle scale, proprio qui, proprio prima del primo pianerottolo, sentii distintamente un'unghiata o pizzicotto dato con delle unghie sul mio collo. Mi voltai di scatto, ma intorno a me non c'era nessuno, né sulle scale, né tantomeno stava salendo o scendendo qualche altra persona. Per aria non c'era nessun volatile, pareva tutto calmo e tranquillo. Lì per lì non diedi molta importanza alla cosa, salvo poi, 6 mesi dopo più o meno, mi capitò tra le mani una rivista che parlava del fantasma del castello di Poppi. La contessa Matelda. Io non ne sapevo niente. Lessi l'articolo dove si diceva che erano più o meno tre le modalità con cui il fantasma del castello di Poppi, donna Matelda, compariva. Uno, il più frequente, era quello di dare pizzicotti sul collo a uomini e giovanotti. Due, compariva spesso sulla cima della torre campanaria del castello di Poppi. Tre, per quelli che pernottavano nel castello, spesso l'entità si materializzava nella camera da letto dei malcapitati. Il secondo avvistamento del fantasma del castello di Poppi, donna Matelda, fu nell'estate del 96. Ero fermo proprio qui al distributore di benzina. Erano circa le 2 del pomeriggio. Stavo per andare a fare appunto benzina, ero in fila, attendevo il mio turno. Ero in piedi, fuori ed accanto alla mia auto a motore spento. Avevo una perfetta visuale della torre del castello di Poppi. All'epoca ci vedevo bene, non avevo bisogno degli occhiali. Avendo già avuto l'esperienza del pizzicotto sul collo, guardai il castello di Poppi per curiosità. Vidi nitidamente una figura vestita di nero che si stava sporgendo in modo vistoso dal parapetto. Era un vestito nero, lungo, c'era una sorta di bavaglino bianco frontale anteriore. L'entità pareva avere i capelli neri come se fossero stati ravvolti in una vistosa crocchia posteriore. Si muoveva a destra e a sinistra, sporgendosi proprio in modo vistoso, quasi incauto, dal parapetto. Poi si voltò e la vidi gironzolare intorno alla campana del castello di Poppi. Non sembravano esserci altre persone sulla torre del castello, quindi l'ipotesi che vi fossero dei turisti in visita alla torre del castello, alla torre campanaria, era da escludersi. Poi
vidi questa entità ripassare una seconda volta intorno alla campana. Quando si approssimò praticamente a questa, la vidi scomparire nel niente. Un saluto, ciao, alla prossima.